Complotto! Insieme al vaccino vogliono iniettare il chip del 5G per controllarci! Non fatelo! Non fatelo! Oh no! Non riusciranno a controllarmi! Disattiviamolo! Fatto! Quante volte sul web abbiamo letto notizie di questo tipo? Tantissime. Quante volte invece erano fake news? Quasi sempre. Ma la cosa assurda è che sul web ce ne sono una quantità infinita. Non ci credete? Vediamoli insieme. Ma prima vi do un compito. Scrivete nei commenti l'ultima fake news che avete letto. E cercheremo di rispondere nei commenti facendo un po' di debunking insieme. Il debunking è l'opera di demistificazione e confutazione di notizie o affermazioni false o antiscientifiche, spesso frutto di credenze, ipotesi, convinzioni, teorie, ricevute e trasmesse in modo acritico. Vabbè, parole povere quando sbugiardi una bufala. Procediamo. Ragazzi, la Terra è piatta e oggi, signori miei, vi ho portato le prove. Eccole! Come vedete le immagini sono chiarissime, guardate. E le immagini in alta risoluzione della NASA? Sono ritoccate, è ovvio, è un complotto! Facebook sarà a pagamento nel 2022? Ma scherziamo! Io pago le tasse, pago anche l'IVA e il parcheggio sulle strisce blu. Devono sapere tutti quanti quanto sono indignata. Pronto? Cugino, sto leggendo che da domani l'Italia è tutta in zona rossa. Che straccio, ci chiuderanno tutti! Ma come in zona rossa? Corro a comprare penne lisce, farina e lievito. Ma prima devo scrivere un post sui social per avvisare la popolazione. Perché questo è il mio compito. Addio, cugino. Oi, ci sei? No, guarda, mi sono sbagliato, la notizia è quella dell'anno scorso. Mi senti? Buonasera e benvenuti in questa edizione straordinaria di TG Non diciamo mai le cose verificate. Oggi siamo qui per parlare della recente contaminazione della molecola H2O, altrimenti conosciuta come acqua. Non possiamo svelare la fonte, ma non ingeritela assolutamente. Ma adesso passiamo alle vittime del 5G. Il 5G? Ma in TV! Deve essere una notizia vera per forza! Devo svuotare i rubinetti. Trasmissione 5G. A few minutes later. Oh, ma è tantissima! Come avete visto, le fake news, anche se sono notizie finte, possono avere effetti collaterali veri su chi legge. Per questo, insieme a scuola.net e Generazioni Connesse, ho voluto ricordarvi un po' qualche trucchetto. Per riconoscere. Trovate maggiori informazioni sul sito www.generazioniconnesse.it. Mazza, ho detto bene. E ricordatevi sempre che le fonti sono importanti. A nonna. Ah, un'altra cosa, se anche voi avete un amico o un'amica che se le beve tutte e condivide notizie poco credibili, taggatelo nei commenti così che veda questo video. Male non gli può fare. A meno che non sia anche questo un complotto.